Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android Inc. 91 su Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Abbiamo appena vinto la seconda partita del torneo Gran Celesta Galaxy. Qui o si vince o si perde. Abbiamo appena fatto perdere quindi ad un altro pianeta la sua ubicazione, la sua casa. Però comunque sia, abbiamo anche trovato la seconda pietra della speranza che ci permette appunto di salvare l'universo da quello che ci ha detto Katara. O Katora, fate poi voi con l'adattamento italiano, io mi ci prendo a cazzotti. Comunque sia, vediamo un po' cosa succede qui sul pianeta Fala Morbius, dato che è la casa di in italiano Roleia. Roleia penso si chiama in italiano. Non è bello, è un chiaro riferimento a Leia, lei, la principessa Leia di Star Wars. Quindi sarebbe più corretto la Laia, dato che è il nome giapponese, però voi chiamatela come volete. Io faccio prima a leggere il nome in giapponese che no a far sì che le mie sinapsi ricordino il nome italiano. Quindi scusatemi se non uso l'adattamento europeo, va bene? Ah, Tsurugi! Insomma, lei è convinta che Tsurugi deve diventare suo marito a tutti i costi. Tsurugi, sei tornato. Sì, perché Tsurugi, ricordiamolo, era andato a fare un giretto su Fala Morbius per capire un po' com'era il pianeta. Beh, quello che ho detto ha mantenuto la promessa. Sì, proprio così. Allora, che hai deciso? Vuoi diventare un re? Ma secondo me Tsurugi non è tanto convinto. Praticamente lui ha chiesto a lei: ma cosa dovresti fare tu come regina? Sei già regina, a che ti serve un re? Lei è decisa a proteggere la felicità di questo pianeta. Quindi quello che fa lei come regina è semplicemente proteggere il pianeta? Questa stella non è affatto felice, questa stella sta soffrendo. Beh, grazie al cavolo, c'è il buco nero che si sta avvicinando. Come dici? Ci sono persone che ti tengono in pugno e ti fanno governare questa stella a loro piacimento. Ah, oh, quindi hanno fatto diventare regina lei per solo per tornaconto personale perché è malleabile lei. Si fa condizionare. Ci sono persone che sono superiori a te e che sono state scelte da tuo padre? Ci sono esseri superiori che sono stati scelti da tuo padre e loro governano questo pianeta. Tu non servi a nulla. Cioè, non servono a nulla un re o regina. E questa è la verità. Sei una regina, dovresti capire quello che sta succedendo a questo pianeta. Wow, sembravano le ali della squadra di ricognizione di Attack on Titan. Che figata. La prossima squadra che affronteremo qual è? Ah no, è pianeta, non la squadra. Su quale pianeta andremo? Dicono che l'ambiente somiglia molto a quello della Terra. Sicuri? A me sembrava ci fosse una specie di vulcano. Beh, sì, sulla Terra ci sono i vulcani. Non parlare con la bocca piena? Ma perché? Ah, ma lei perché sta da sola? Dai, vieni, c'è un posto libero a tavola, vieni con noi. Cioè lei, lui, qualunque cosa sia. Praticamente Potomuri ci ha detto che è convinto che Katara sia morta insieme al pianeta perché lui è l'unico che si è salvato, anzi è stata Katara stessa a farlo salire sull'astronave di salvataggio, l'ultima scialuppa ad un posto, ovviamente perché la tecnologia po possono costruire un laser fotonico, ma non possono fare scialuppe di salvataggio a due posti almeno. Almeno, poi. Cosa c'è che ti turba? Eh? Non farci caso. Dai, non pensarci più di tanto. Cosa? Tu sei un capitano, e quello che pensi non dovrebbe influenzare la tua squadra, no? Influenzare nel senso di quello che tu fai come lavoro da capitano nella squadra. Non puoi lasciare che i tuoi pensieri influenzino l'esito di un allenamento o della partita stessa. Se vincerai, sicuramente ci incontreremo. Ho capito. Dobbiamo vincere. Se vinceremo, incontrerò Katara e sicuramente salverò la galassia. Non avevo capito bene un testo. Praticamente l'ho saltato perché non riuscivo a capire, ma Falco stava dicendo che sicuramente riusciranno a salvare anche la singola formica che si trova sul pianeta. Su tutti i pianeti, appunto, che vogliono salvare. Mi sembrava un po' strano il testo, ma ora ho capito quello che intendeva. Lei ci sta dicendo di pensare a mangiare perché possiamo parlare dopo.
A quanto pare a breve dovremmo. Forse non è cena, ma è colazione. Riprendiamo dalla colazione. Ok, siamo intenzionati a trovare anche le altre due stelle, le altre due pietre della speranza. Perfetto. Ah, attenzione, possiamo fare la foto qui. Io in questo gioco, l'ho detto, se dovesse uscire una release italiana ufficiale oltre alla patch, allora davvero lì mi ci impegno seriamente a giocare, a fare le foto, a fare tutto ciò che serve per reclutare magari qualche giocatore particolare. Ma su quella giapponese, ragazzi, non ci perdo troppo tempo. Perché, a parte che il canale deve andare avanti, quindi devo portare altri tipi di video, ma. Non mi dà stimolo giocarla con la lingua straniera e completarla al 100%, se so che a breve uscirà una patch e oltretutto uscirà anche. E magari potrebbe anche uscire effettivamente la release ufficiale. Stiamo arrivando sul pianeta Gadon. Ah, va bene, quindi il warp c'è a breve. Gadon, non mi viene in mente nulla. Non significa. È un nome, non significa nulla in particolare. Ecco lei, vada a guidare, signorina. O signora, perché comunque sia. Penso sia una signorina, non ha alcun affetto familiare, perché se no se ne starebbe a casa col marito. Dunque, il pianeta questo qui dovrebbe essere molto rovente. Praticamente è l'Italia durante l'estate. Una pianura bollente. Fa caldo dappertutto. Oh, che bellino. Sembra una Mac poco prima che esplodesse, va. Ah, super tecnologico però, eh. Praticamente Pokémon Spada e Scudo. Però, ora che ci penso, questo pianeta. Sappiamo che è bollente, però potrebbero praticamente sfruttare l'energia del pianeta e trasformarla in vapore per far sì che alimenti tutta quanta la superficie? Ovviamente ci sarà sempre qualcuno che ci guadagna, no? Ma sono degli uccelli? Cosa sono? Sono gli abitanti, grazie, sì, questo lo sapevo. Fino a qui c'ero arrivato. Ah, ok. Vabbè, questa sarà la prossima squadra avversaria. La prossima squadra avversaria sarà su questo pianeta. E va bene. Anche perché di certo non pensavo che saremmo venuti qui in villeggiatura. Una volta su questo pianeta gli abitanti potevano volare liberamente. Quindi dal titolo le ali spezzate. Ok. Tuttavia, negli ultimi anni c'è stato un movimento per creare delle armi per tutti quanti i Gardoriani. Ah, Gardon, quindi si chiama, non Ga Gard. Ah, Gardo, sì, perché il trattino sta a indicare la R, sì. I Gardon che hanno acquisito nuove meccaniche e le hanno fatte loro, hanno potuto costruire edifici e adattarsi alla vita terrena. Quindi in realtà erano appunto uccelli, però si sono adattati a vivere sulla terra, sulla terraferma. Molto interessante, eh? Quindi su questa stella ci sono persone che possono e alcune che non possono volare liberamente in cielo? Esatto, ci sono due razze. C'è la tribù orientale che si chiama Macchine Negate, credo, una cosa del genere, e appunto orientale. Poi c'è la tribù occidentale che si chiama Macchina Propulsione e stanno ad occidente. Beh, ovviamente uno a oriente e uno a occidente. Fanno tipo le città che sono divise, tipo Corea del Nord e Corea del Sud. È un po' diverso, ma funziona alla stessa maniera. Ovviamente c'è comunque sia chi cerca di prendere la supremazia totale del pianeta e quindi ci sono continue lotte per chi prevale sull'altro. Il capitano della squadra si chiama Sinten City? Può essere? Comunque sia, credo che sia il momento di metterci in marcia. E andare nella città. Ah, hanno un caldo terribile, ci credo. Praticamente è una specie di vulcano gigante attivo. C'è il magma che ricopre tutto quanto il pianeta. Appunto, come ho detto, potrebbero usare il calore del magma e quindi il vapore per attivare tutti quanti i meccanismi che servono alla città per sopravvivere, per prosperare.
Ah, ci sono le lotte, ma quindi sembra che ci siano lotte diverse da quelle a cui siamo abituati. Attenzione. Se sono lotte veramente diverse, vorrei provarne una. Livello 36 la squadra. Wow. Ok, devo allenarmi seriamente proprio. Cos? Oh mio Dio. Oh, cucino mai. Oh, 3 express. È strano che la montagna abbia vinto contro il vento. Molto strano. Di solito è il vento che vince con la montagna. Vai con Hukuro, il gufo. Ah. E vabbè, allora, sei una pippa. Ma un tiro normale comunque sia, lo pariamo subito. Qui la gravità è ottima. Possiamo gestircela un pochino meglio. Perfetto. Oh, un nuovo tiro. Dark Tornado. Hai capito? Gol allora, perfetto. Cosa? Una semplice parata 173? Nani? Aiuto! Aiuto! Si chiamavano i 5 elementi. Ovviamente, però ce ne sono 4 in realtà in Inazuma principali. Poi c'è l'elemento appunto. Scusatemi, mi metto in fila. Poi c'è l'elemento, quello oscuro, che non conta niente a nessuno perché se ne frega. Questo che saluta spasmodicamente. Sì, non volevo iniziare una conversazione. Ah, ok. Questo è quello che appunto tira le informazioni. Anche lei dà informazioni? No, lei no. Lei signore, non lei femmina. Wow. Abbiamo un Viva Pengigo. Ah, questo è d'oro. Dovrei ricomprarmi. Effettivamente qualcosina dovrei comprarla. Ho fatto un po' di scorte di equipaggiamento. E direi che possiamo andare. No, sto un attimino vedendo gli abitanti come sono fatti. Polli, galline, aquile. C'è di tutto, c'è. Ok, lui non ci fa proseguire oltre perché ovviamente dobbiamo fare quello che ci dicono. Ma se andassi di qui. Ah, c'è roba, signori, c'è roba. Facciamo la foto, toh. Toh, contento. E Devil Burst, addirittura. E questo ci dà qualcosa su cui sparlare. Perfetto, ora possiamo andare al punto interessato. Ah, si attiva una scena. Sono stremati dal caldo. Non ce la fanno più a proseguire, sono tutti quanti sudati, appiccicosi. Voi dovete essere la Earth Eleven. Oh, un aquilotto. Fa vedere. Che carino. Bello come personaggio. Lo voglio in squadra con me. Potremmo reclutarlo effettivamente. Sapete? Lo si chiama Albega Gordon. È un gordoriano. Fa parte della Gordon Eleven. Molto piacere, ed è il capitano. Io sono Matska Setem e sono il capitano della Earth Eleven. Piacere di conoscerti. Va bene. Ha un braccio meccanizzato, ma mi sembra che le abbia entrambe. Più lo guardi, più ti sorprende. Beh, ci credo. Quindi effettivamente quelli. Sì, hanno rinunciato alle ali per vivere come delle persone. E avere delle braccia normali. Wow.
Non abbiamo bisogno delle ali, ciò che cerchiamo è l'evoluzione continua, non chiediamo altro. L'evoluzione continua? Dopo aver buttato via le nostre ali abbiamo ottenuto un'evoluzione. Ci siamo evoluti. Non so, c'era un termine lì che non mi era chiaro. I nostri cervelli evoluti hanno creato queste braccia meccaniche. Sì, cioè, era abbastanza chiara come cosa. Poi lui comunque sia è impressionato da noi perché abbiamo vinto due partite, insomma, abbastanza difficili. E siamo un pianeta, cioè, chiamato pianeta blu che vince contro, che ha già vinto due partite contro altre due stelle. Insomma, è impressionato. Lui si affida ai totem per non si affida ai totem per combattere. Oh sì. Perché mi sembra di aver letto che non si affida ai totem. Praticamente si prende gioco di noi. Ha detto che siccome siamo i totem non possiamo combattere. Ma insomma, oh. Ma per chi ci hai preso? Ma quasi quasi una partita a lei con te la farei, giusto per dimostrarti che senza totem vinciamo. Usiamo gli spiriti guerrieri, lo battiamo come la ramaccia. Quello era il capitano di Gardon, cioè del pianeta Gardon, che però era la squadra. Da qualche altra parte nell'universo? Ma dovremmo essere su Fala Morbius. Se lei ovviamente se ne va in giro nel popolo, tra il popolo, in incognito. Perché ovviamente Tsurugi le ha detto, guarda che il popolo sta soffrendo e ti stanno manipolando quelli ai piani superiori. Tu non conti niente come regina, sei solo una figura che sta lì, tipo il presidente dell'Italia. È una cosa risaputa. È solo una figura che sta lì come capro espiatorio. Queste cose ve le insegneranno anche a scuola, quando andrete alle medie. Non c'è nessuno felice. Lei si è chiesta, ma c'è qualcuno che è felice? E ha detto, no, sono tutti quanti preoccupati per il pianeta. Perché la distruzione, ragazzi, è imminente di Fala Morbius. Se non fanno qualcosa, verranno tutti quanti totalmente divorati dal buco nero. E questo che cos'è? È la gente povera, che vive appunto nei sobborghi, dietro i vicoletti e cerca di ripararsi dal freddo come può. Purtroppo la povertà esiste anche nell'universo. Gli anziani, per mantenere il loro stile di vita sfrenato, hanno portato via tutto quanto alle famiglie di lavoratori onesti. Non è giusto, mia cara, lo so che non è giusto, però l'hanno fatto le capocce che stanno in cima. Voleva davvero che tuo padre facesse tutto quanto questo? No. Beh ragazzi, la verità spesso non è tutta rose e fiori. Dobbiamo comunque sia aprire gli occhi. Bene, abbiamo parlato con il nemico, ora possiamo andare? Dobbiamo tornare su Galaxy Note nella stanza del meeting per prepararci alla prossima sfida, come sempre! E magari ci alleniamo anche per risvegliare appunto i totem degli altri giocatori. Oh? Chi è che ci chiama? Eccolo là. È Katora. O Katora. Chiamatela come vi pare, non mi interessa. Temma, Katora, ci rivediamo allora. Su questo pianeta c'è la terza pietra della speranza. Akaishi. Forse è rossa, quindi. Akai. Dovresti conoscere meglio questa stella per prendere la sua pietra. Conoscere meglio la stella? Oh, tipo appunto quello che abbiamo fatto sul pianeta deserto, no? Le tribù delle montagne orientali sono quelle che una volta regnavano su questo pianeta. Forse loro saranno di questa pietra rossa. Va bene, quindi dobbiamo parlare con loro. Eh beh, noi Katora, ragazzi, sinceramente la vediamo, non è che ce la immaginiamo. Ah, però stavolta non siamo svenuti. È un gran passo avanti, direi. Te, ma che cosa c'è? Non stai bene? No, no, ho solo parlato con Katora. Oramai, vabbè ragazzi, non fatevi neanche più domande. La squadra dice, vabbè, è una cosa normale ormai che il nostro capitano ha le visioni dentro la sua testa. E dobbiamo andare nella tribù delle montagne orientali. Ovviamente si trovano in montagna perché hanno le ali. Ricordate, quelli orientali non usano, la tribù orientale non usa le macchine, mentre quella occidentale sì. Io direi, insomma, intanto di incamminarci. Mi sa che devo cercare informazioni, ragazzi, eh? Ok, no, questo non penso sia l'informazione che cercavamo. E neanche lui, tu?
Ovviamente non è che mi metto a leggere tutto qua. Eccolo, l'informatore è lui! Perché ha le ali? Ovviamente era l'unico, no? Vuoi andare a est della tribù della montagna? Buona fortuna allora se non hai le ali. Devo andarci per forza con le ali? È davvero un posto così pericoloso? Puoi raggiungere la montagna passando per Torocco Road, la strada Torocco, che si estende ad est di questa valle? Di questa città, perché valle. Torocco è una strada piuttosto difficile agli abitanti di questo pianeta. E non puoi passare senza un aiuto. Dammi sto aiuto. C'è una città nella parte posteriore della montagna. Oh, ciao. Allora, non ci dà aiuto. Dai ragazzi, se non abbiate paura, in qualche modo faremo. Ah, intanto qualche altra parte su quel pianeta c'è lui che va a fare rapporto e... Wow! Hone. Si chiama Hone. È una civetta per caso? Questo deve essere un altro guardiano celeste, forse. Come sempre vi rimando a fianco per farvi capire quello che succede. Lui si chiama Rodan Gasges, Rodan perché è l'uccello leggendario che combatteva contro Godzilla, un pterodattilo più o meno. Ma i guardiani celesti quindi vengono direttamente da Fala Morbius? Sì, direttamente da Fala Morbius vengono. Lui quindi è un guardiano celeste. È uno di quelli che sono più ricchi sul pianeta di Fala Morbius, ovviamente. Quindi, ragazzi, non c'è nulla da fare. Non abbiamo trovato un passaggio per quel posto. Beh, o scaliamo la montagna oppure ci arrangiamo. Comunque sia, ragazzi, io metto i testi a fianco perché primo mi è più comodo così, secondo non devo starmi a assorbire in tempo reale tutto quello che si dicono, me lo devo assorbire dopo. Ed è più comodo anche per voi comunque sia che guardate la casa, quello che succede. Quindi dobbiamo andare a cercare questa Torocco Road. Abbiamo delle tecniche interessanti. Tipo tiro del battitore, che era quella che usava l'Otaku. Death Drop, rovesciata micidiale. Rocket Head, non so in italiano come si chiama. E Bound Flame. Ragazzi, abbiamo davvero delle tecniche interessanti. Parata. Sciuto pochetto. Barriera magnetica. Wow, potenza 80. E Powerful Shield, quella che usava la Royal. Hanno davvero un sacco di tecniche interessanti. E anche una cesta che ho lasciato. Ad ogni modo, Cuj, concludo qui l'episodio perché devo allenarmi davvero davvero tanto in vista della prossima partita. Come sempre vi ringrazio per averla seguita e vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!